allora zia Cri torna nella sua cucina, che comunque è presidiata da Daniele Persegani. Oh, nella controlla. Te la controlla, assolutamente. E facciamo uno delle... Io ogni tanto, lo sai zia Cri, che sì, ogni po' io devo chiederti o il cassone o la piadina, perché mi mancano. Io in un'altra vita sono sicura di essere stata nata in Romagna. Una piadina. Tu eri in una vita precedente. Eri tra Rimini, Riccione, Sant'Arcangelo, da quale parti? Io ho vissuto sicuramente lì, perché il mio animo è così, quindi io sono certa di aver vissuto lì. Guarda, i cassoni sono una versione della piadina, esatto, in un certo senso. Qui abbiamo l'impasto della piadina già fatto, che è farina, acqua, sale, strutto, oppure si può mettere anche olio. E però lo strutto ci vuole. No, giustamente la tradizione, io lo faccio con lo strutto. Oh. Però sai, c'è continuamente questi che chiedono, ah, vabbè, fatelo con l'olio, però noi lo facciamo con lo strutto. Ecco, noi io la diamo la mia vera. Poi quindi, però non dite niente se vi si secca, Bravo, perché l'olio tende a ottenere un impasto molto più secco, quindi una volta che noi l'abbiamo fatta, se lo strutto lo lascia bello morbidoso, friabile, cioè bello, se la mangiate una volta fatela così. Guarda, una volta che... Ricordiamo che nel disciplinare ora è previsto anche l'olio, però. Sì, infatti hanno sono introdotto... andata a controllarlo, però avrei qualcosa da dire anche con quelli del disciplinare. I disciplinari però servono a tante cose, diciamo, anche a vendere sotto. Va bene. Guarda, un impasto morbido, ha riposato... Quindi acqua, strutto, farina. E un pizzico di lievito per salati. Okay. Esiste proprio il lievito per la piadina. C'è chi non lo usa, però ci vorrebbe, ci vuole, perché ci vuole il lievito. Sì. La zia Cri lo mette, basta. Io lo metto nella mia. Poi lì c'è la versione di quella... A Rimini la fanno senza. Vai verso Sant'Arcangelo, Cesena. Adesso litigano qua i romagnoli presenti. Allora, ne facciamo tre. Cioè, questa l'impasto è unico. Questo è l'impasto, questa è già una piadina. La mettiamo però noi su? La tiriamo, no, perché questa va farcita da crudo, poi cotta. Ah, vedi? Ok. Quindi facciamo la prima farcitura. Allora, zucca, patate bollite schiacciate. Mamma mia, che meraviglia. Un po' di sale e pepe, che ce l'abbiamo qui. Sale e pepe, dammelo qua che così ti tocco. Ok. Pepe. E poi andiamo ad aggiungere il gorgonzola, che lo mettiamo dopo. Nel frattempo... Cioè dopo quando? Adesso o quando no, la cuoci? No, un attimo. No. Nel frattempo io ne ho preparato uno, lo metto in cottura perché vogliamo vedere come viene. Giusto. Quindi bravo. La nostra piada tirata la chiudo a metà per farmi il segno. A questo punto vado a mettere la mia farcia, ok? Un'idea è zucca e poi ce ne sono 100.000. No, c'è il classico verde, che sono le erbe di campo. Quelle sono il classico. È il classico, è nato così. Rosso, pomodoro e mozzarella, ma salsiccia e patate, melanzane, zucchine, come verdure piace a voi, mettete tutto dentro anche quello. Guarda, che raccomandate nel frigo. No, sì, brava. Noi qui, oltre a questo, abbiamo pomodoro, mozzarella e prosciutto, e l'altro funghi e scamorza. Vediamone uno per uno. Allora, questo è zucca, patate e gorgonzola. Ok, vado a chiudere. Chiudiamo. Schiacciamo leggermente così esce tutta l'aria e vado a chiudere i bordi. Sai che non lo sapevo, che pensavo che si cuocesse prima e poi si riempisse dopo. Invece giustamente si cuoce tutto insieme, perfetto. Perché cassone, calzone, è tutto la stessa parte. Allora, questa è la prima ed è lì che sta cuocendo. Ok. Vedi? E a questo punto il testo, quello che viene utilizzato, o possiamo usare anche una padella antiaderente, che però sarebbe un po', sto dicendo, qualche romagnolo muore da qualche parte quando lo dico so, questa vabbè, cosa. Però è normale, va quindi, bene. Quindi calda e andiamo a cuocere. Ok, vediamo la seconda. Una seconda, guarda, intanto io l'abbiamo già pronta, cioè stirate. Mi sono già tirata la pasta. Ok. Anche questo si è leggermente inumidita, ma non succede niente, anzi se rimane morbida, perché così quando la vado meglio a chiudere è meglio. Più facile. Faccio quello che ti piace a te, Anto. Sì, dai, fai il prosciutto cotto. Allora, prosciutto cotto, ecco qua, mozzarella che l'ho tagliata a cubetti e l'ho fatta scolare, cioè perdere non deve la sua acqua. Certo. E nella stessa maniera una passata di pomodoro cotta, può essere anche cruda, anche l'importante cruda è fare questa operazione, cioè deve essere scolata bene. Sì, scolata bene. Adesso guarda, io se vi avanza un po' di sugo però va bene uguale, tocca macchiato, voilà.
e gli vado aggiungere sale, pepe, che l'ho già messo, un po' d'origano, come se fosse una pizzaiola. Brava, una pizzaiola, la pizza, che piace molto. Questa diciamo che è il cassone più... più gustoso, più richiesto. Sì, 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 è un cioè, po' quella un classico. Con l'erbetta è questa. Quello rosso. Quello, per tant'è che c'è scritto nella lista delle piadinerie il rosso e il rosso. Verde. Il rosso e il verde, questa è quella rossa. Vedi, eh? L'unica cosa dobbiamo fare attenzione che non sia bucato, perché quando andiamo a chiudere, questo qui rimane un pochettino più impegnativo nella cottura, perché se si buca, come dice la mamma, si fora, poi dopo va fuori un po' il liquido. Lo ripassiamo un attimo. Cosa e vuoi, Marsetti? La tua... Ah, noi facciamo coreografia dietro. Ah, non lo ballano. Giusto. Qui si chiede di tutto, è naturale. Guarda, piastra calda. Io devo seguire la ricetta. No, ma lui balla benissimo, eh. No, balla bene, lui balla fa bene, girare la testa, balla bene, Persi balla fa girare la testa. Persi è un ballerino nato, Persi fa tutto. L'ultima piadina invece la vogliamo vedere, questa poi la mettiamo a cuocere da parte. L'ultima è quella, in questo caso io ho pensato funghi trifolati, quindi... La metto qua che dopo la cuociamo. Ok, ma quella scena anche lì non ci dà fastidio. Ecco. Ecco qua. Mettiamo funghi trifolati. Trifolati e ho aggiunto una scamorza affumicata. Beh, non è male. Quindi, bene, mi piace. Okay, tagliata a cubetti. Che bello, stagione, fettine. Fungo adesso. Ma si possono fare i cassoni anche dolci? Sì, io faccio anche una versione con la crema al cioccolato e anche con la ricotta, le gocce di cioccolato e la cannella. Ecco, forse... No, questo per dire, no, che si può fare anche una versione. Sì. Rianimate l'Evelina, per favore. No, l'Evelina è golosissima di queste cose. Lei è più golosa di dolce. Sì. E quindi... Voilà. Anche il salato così è voilà. Fantastico. Guarda, questa è quasi pronta. Una cosa fondamentale, vedi che comincia a fare le occhiellature, è importantissimo. E l'ultima parte di cottura la andiamo a fare in piedi. Così, si dice, ecco, questo è importante. E così mi si cuoce anche la parte del bordo sotto. Naturalmente noi le abbiamo già preparate, grazie. Perché qua sono tante bocche da sfamare, capite? Quindi guarda, guarda che meraviglia. Allora. Ecco, come fai a capire qual è la mia? Allora, a te piace il rosso, vero? A me piace il rosso, ad esempio. Quindi è questo. Questa è la... Posso aprirne una per vederla? Certo. No, perché quando tu poi la mangi, dici io voglio quella, voglio quell'altra... Non... Allora, io ci ho messo il bigliettino, però me lo sono messo a parte che dico, questo è quello che mi piace. Eh sì, questa è quella che mi piace. Eh sì. Che sacrificio. Guarda, questo vedi un pranzo, un aperitivo, all'ultimo minuto, con poche cose ci riempiamo proprio... Abbiamo le papille gustative che ballano la macarena. Che ballano le papille gustative che ballano la macarena. Segnatelo. I cassoni